Eccoci qua ragazzi, un nuovo unboxing di un pacco arrivato stamattina, l'ho trovato rientrando a casa. Apriamo con il nostro solito Victorinox, vediamo dov'è l'apertura, ecco. Apriamo. Questo è un pacco acquistato da un rivenditore terzo, qui la fattura, il venditore principale è Callister, famoso per essere lo sponsor di un noto sito di armi usate, due confezioni in omaggio di Ballistol, togliamo cartaccia. Prendiamo ecco qua, questo mi serviva, famosa ditta HKS, non so chi pratica il tiro con il revolver la conosce, ditta famosa per i suoi speed loader, eccolo, e anche per la sua buffetteria. Apriamo, anche qui dobbiamo tagliare, attenzione a non rovinare il prodotto. Ecco. Questi blister sono incollati. Ecco, possiamo buttare l'involucro. Se si apre meglio, ha un buco. Ecco qua, questo è uno speed loader a 6 colpi per uno Smith & Wesson modello 686. Questo un ottimo, un ben fatto porta speed loader che non è di quelli in cordura che avevo, ma composizione mista. Sembra un simil, il corpo è di plastica rifinito simil pelle, non so di preciso cosa possa essere, il dietro è morbido, è cuoio, forse una specie di pelle plastificata. Qui è ovvia la sua funzione di portare il portacolpi del 686. Adesso voglio farvi vedere il mio cinturone. Ecco qua, questo è il cinturone su cui spero che vada bene, perché io ho già una fondina per il mio 686, avevo un precedente speed loader, questa volta di qualità abbastanza buona perché era tutto in cuoio della ditta Radar. Ecco qui, ora apriamo, procediamo al montaggio, togliamo la fibbia, togliamo il fermo, mettiamo lo speed loader al suo posto, nel giusto verso ovviamente, un attimo, ecco qua, scorre perfettamente e perché è proprio a misura precisa della cintura, si arriva. Per altri prodotti ho dovuto ricomprare cinture, perché no, ordinando via internet succede che uno non, a volte no, gli sfuggono i dettagli. La cintura è un po' dura da reinserire, ecco, più o meno era in questa posizione. Il velcro adesivo, dopodiché usiamo la lama per sollevare la molletta, ecco, la molla viene sollevata, oggi ci proviamo a sollevare la molla,
abbiamo fatto a scavallare e a mettere il fermo. Ecco, qui abbiamo quindi tre porta speed loader, 1 2. Abbiamo qui, ho qui un altro speed loader che l'ho appoggiato da qualche parte. Eccoli, questi sono i precedenti che avevo già. Questo è sempre un SKS. Questo è un modello a questo è un modello invece, scusate, non sono inquadrato, a sgancio rapido, a pressione sgancia. Vediamo se anche questo modello riesce a entrare. Credo di no, perché questo li vuole i suoi particolari aperti e non va bene. Infatti ho preso in quest'ordine, ho fatto venire anche un altro speed loader in più, tipo SKH, tipo di questa marca SKS. Quindi abbiamo un cinturone, fondina in cuoio, buffetteria parte cuoio, parte questo credo che sia plastica termoformata simile al cuoio con un effetto bugnato. Ecco qua una cintura che non è il top per il tiro dinamico ad alto livello, ma comunque per portare addosso revolver e carichini. Ecco qua abbiamo tre carichini, quindi per divertirsi in cava passando un pomeriggio senza grossa spesa di oggetti super costosi, molto sofisticati da tiratore di dinamico agonistico, si ordina online senza andare a cercare in armeria che poi non ce l'hanno, lo devono far venire, lo devono ordinare, si cerca qua e là e dopo un po' si trova quello che si cerca. E tutto sommato non è male come prodotto, credo la HKS è abbastanza famosa. Ecco, abbiamo qui i suoi porta speed loader. Voglio far notare che questo qua americano ha all'interno un bordino. Quindi la carcassa dello speed loader in sé si ferma e non affonda tutto, con o senza bossoli, e scorre molto bene. Al contrario, il prodotto italiano, questo qua, della Radar, ho dovuto lasciarci lo speed loader per un po' di tempo per farlo deformare, diciamo, perché altrimenti era quasi schiacciato, sì, tendeva a schiacciarsi. Infatti l'inserimento non è ancora adesso non è dei più agevoli. E notate che chiude, cioè non ha un fermo, affonda tutto in mancanza di. Facciamo la prova. Questo speed loader, questo strano, ci va, però non so se con i bossoli possa chiudere, con le cartucce dentro possa chiudere. Ritengo di no, perché è comunque molto più alto. L'altezza, sì, è molto più alto, non riesce a trattenere. Comunque già questi tre vanno abbastanza bene. Quindi un acquisto con circa 40 euro 40, lo speed loader e il porta speed loader vengono circa 15 euro questi, gli speed loader, e una ventina d'euro i 21 qualcosa più la spedizione, il porta speed loader il doppio. Ok, quindi niente di che, niente di eccezionale, ma tutto sommato prodotto onesto e accettabile.